L'appuntamento di questa settimana di Tra le righe dà spazio ad un libro intitolato Il coraggio di essere fragili, edito dalle Paoline, riscoprirne il dono alla luce della Bibbia. Questo libro è stato scritto da un sacerdote della diocesi di Lodi, lui si chiama Don Alberto Curioni ed è in collegamento Skype con noi. Ciao Don Alberto, benvenuto. Ciao Paola e ciao a tutti. Sei anche docente di teologia pastorale sanitaria, sei direttore dell'Ufficio Diocesano della Pastorale della Salute. Io vorrei cominciare con una frase, con una citazione. Ogni fragilità appoggiata a un'altra può sostenere il mondo. Beh, alla luce di questa frase, Don Alberto, a chi è dedicato? A chi hai dedicato questo libro? Diciamo che questa è una frase che ho voluto inserire nell'introduzione, una frase presa a prestito da un grande italiano, Leonardo da Vinci, ed è una frase che a mio modo di vedere dà davvero l'idea della fragilità, ma della potenza che ha la fragilità quando viene collegata ad altra fragilità. Da Vinci diceva nei suoi studi che un semiarco, quindi una struttura che conosciamo, è qualcosa di debole da solo, ma un semiarco appoggiato ad un altro semiarco forma la figura strutturale più potente ed esistente, cioè l'arco, sopra il quale stanno ponti, palazzi. Ecco, io ho preso semplicemente a prestito questa immagine perché credo che sia potente e reale soprattutto. Ogni fragilità in sé dimostra ciò che è, cioè fragilità, debolezza, incapacità di affrontare, chissà, i passi della vita, ma la fragilità collegata ad altre fragilità e soprattutto la fragilità aiutata, custodita, sostenuta diventa potente. Credo, lo dico anche nelle conclusioni di questo testo appena ultimato, che la fragilità cambia i passi della società, cambia i passi della Chiesa, cambia i passi della vita. Ecco perché mi sono soffermato su questa bella immagine. Esatto, è davvero una bella immagine. Don Alberto, lo schema del libro, lo schema che tu hai utilizzato appunto per la scrittura è sempre lo stesso. C'è un brano della Bibbia, della Sacra Scrittura, una meditazione, poi la riflessione per l'oggi, quindi attualizzando un po' il pensiero, la meditazione. Forse hai risposto a questa domanda che voglio farti già nella prima, però io tornerei come dire, evidenziare questo aspetto. Perché scrivere un libro che è un inno alla fragilità umana? Ma guarda, questo testo è il quarto che ho la fortuna di scrivere, proprio strappando il tempo alle giornate, a volte anche alle sere, raramente alla notte perché si dorme anche. Ma è il quarto libro che, proprio come coordinatore della pastorale della salute, insegnante, eccetera, mi viene da scrivere perché credo che sia utile oggi veicolare anche certi pensieri, certe conclusioni dagli studi e anche dall'esperienza reale, stando accanto agli ammalati. Io oramai sono quasi 14 anni che sono responsabile della pastorale salute diocesana, quindi questo libro dei quattro è proprio quello che diventa conseguenza di questi incontri. E ho creduto opportuno fare, proprio mettere in evidenza il tema della fragilità che reputo importante, andandola a prendere da quello che è il disegno della salvezza proposto da Dio. Infatti il libro, come tu dicevi, in ogni capitolo si struttura in questo modo. C'è una parola di Dio di riferimento presa o dall'Antico o dal Nuovo Testamento, mette in evidenza un personaggio, ma soprattutto un personaggio posto sotto la lente di ingrandimento della fragilità. Cioè un personaggio che non ho voluto considerare o vagliare dalla risposta, dalle azioni, dal dialogo anche con Dio, ma dagli atti fragili iniziali. E tra questi personaggi che puoi vedere nel testo ci sono personaggi base della storia della salvezza, quindi non sono personaggi minori. Eppure anche in loro ci sono segnali iniziali di fragilità. Se ci pensi, Paola, e se ci pensiamo,
Sono tante le risposte fragili date a Dio. Pensiamo a Maria, com'è possibile tutto questo? Pensiamo allo stesso Pietro, io sulla tua parola getterò le reti, ma insomma non è che ci credesse fino in fondo, forse. E poi ancora i profeti, quanti profeti dicono per la giovinezza, per l'incapacità di non sentirsi pronti a quanto Dio chiede. Eppure, la cosa bella è appunto che ho tentato di mettere in evidenza nel testo è proprio questo. E Dio si fida di queste risposte e vede in questa fiammella tremula il fuoco che può già arrivare, il fuoco che può già scaldare. E credo che la fragilità, tu dicevi nella domanda, l'inno alla fragilità in questo momento, sì, è qualcosa di controcorrente. Le azioni della giornata, i fatti della giornata, la cronaca, quanto accade nella nostra vita, spesso è contro questa oggettiva condizione umana che è la fragilità. Io ho voluto metterla in risalto perché Dio fa grandi cose a partire da questo. Circa lo schema del libro, brevemente Paola, già hai detto, è uguale per ogni capitolo. Ho voluto però in questo testo aggiungere un percorso anche artistico, un percorso artistico che potesse dare la possibilità al lettore di iniziare con la visione di un dipinto nel quale il personaggio in relazione alla parola è presente, ovviamente, e da questa visione spiegata anche tramite l'aiuto di un giovane laureato in storia dell'arte che ho voluto coinvolgere, che ha aiutato in maniera preziosa, direi, può appunto il lettore abbandonarsi poi alla parola di Dio e alla meditazione e anche all'attualizzazione, cioè la meditazione vista con gli occhiali di oggi, vista con le lenti dell'attualità. Credo sia la forma catechistica, né più né meno, insomma, mi sembra buon lavoro. Don Alberto, alla luce delle tue riflessioni, quelle appunto riportate nel libro, ma anche alla luce di quello che ci hai appena detto, emerge il fatto che davvero anche poi nella storia della salvezza essere fragili non è proprio, non è un ostacolo, ma diventa un'opportunità. Volendo concludere anche così lasciando un messaggio di speranza a chi ci segue, perché nel libro ci sono delle conclusioni, sono anche molto, molto belle, molto sentite. Volendo concludere in 1 minuto e mezzo a conclusione appunto di questa nostra chiacchierata. Sì, citavi le conclusioni e ho voluto concludere non diciamo, nella maniera logica, forse era la conclusione logica del testo, era ancora quella religiosa, spirituale. Ho voluto invece mettere in rilievo le due conclusioni che sono attinenti al tema di ogni fragilità, cioè quando nella nostra vita incontriamo la fragilità o la viviamo, noi facciamo di essa un momento comunicativo e più educativo. A me pare, questo è il mio pensiero personale, che l'educare e il comunicare siano due tematiche che stanno davvero collegate al tema della fragilità umana. E la conclusione di questo percorso, che poi il lettore leggerà, sai, non si dice mai insomma che l'assassino, quindi non voglio anticipare nulla della conclusione, ma credo che sia bello ripercorrere questo concetto. La fragilità non solo è un'opportunità, ma ci aiuta ad alzare l'asticella del nostro aiuto verso i fragili, a livello comunicativo, a livello educativo. Questo lo dico perché tra i fragili ci sono non solo gli ammalati, coloro che sono colpiti nel fisico, dalla patologia, dalla malattia, ma reputo nei fragili, tra i fragili, tutti coloro che sono soli, i nostri adolescenti, i nostri giovani, le coppie in crisi, anche i sacerdoti che vivono momenti di dubbio, ognuno di noi, insomma. Allora, di fronte a questa fragilità, occorre alzare, a mio modo di vedere, l'asticella della mediazione culturale, cioè della mediazione della proposta. Lo dico in una battuta, in uno slogan. Credo che di fronte alla fragilità noi stiamo rispondendo purtroppo nella società e anche nella Chiesa a volte con atti fragili, mediazione
Mentre invece, di fronte alla fragilità, occorrerebbe dare davvero una risposta poco più alta. Viviamo, credo, non più il tempo delle querce, ma il tempo dei bonsai. E questo non aiuta i fragili, non aiuta i ragazzi, non aiuta gli adolescenti, i giovani che devono vedere, io credo, in noi, nelle persone della mia generazione o di una generazione ulteriore, davvero delle persone non autoritarie, ma autorevoli, delle querce, anche loro magari deboli, ma delle querce, cioè persone che hanno basi importanti da lasciare, da suggerire, da lasciare in eredità a queste generazioni più fragili. E questa è una conclusione importante, ma è piena di Certo. speranza, ovviamente non è negativa, ma vuole essere solo e esclusivamente positiva. Bene, allora io ricordo il titolo del libro di Padre Alberto Curioni, Il coraggio di essere fragili, riscoprirne il dono alla luce della Bibbia, edito dalle Paoline. Grazie Don Alberto per essere stato con noi e spero di incontrarti nuovamente, magari per presentare un nuovo lavoro o un nuovo libro. Grazie ancora. Perché no, grazie a voi e buon lavoro, davvero di cuore. Ciao. Grazie. Ciao.